Ai 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 ai, che male, che male. Sono stato dal dentista buono, che era lui. Poi è diventato cattivo e mi ha detto che non posso più scappare da questo posto. Ma sapete cosa? Io scapperò. Anche se sono ancora un pochino addormentato, perché mi hanno fatto l'anestesia locale però me l'hanno fatta alle gambe, non al dente. Quindi ho sentito tutto, ho mezza faccia nera piena di lividi. E vorrei passare di qua, ma non si può perché c'è un lucchettone gigantone. Quindi dobbiamo trovare un modo per... Di qua posso passare? No. Laser non posso passare. Ok, allora, vi devo svelare un piccolo segreto di questa carrozzina qua. In realtà ho le gambe, perché... ma è bellissima! L'ho trovata nello shop, costava pochissimo, e allora l'ho comprata. Quindi mi sa che questa chiave apre il lucchetto gigante, ma non so come... Ok. E adesso? C'è la chiave in mano! E dato che sono stupido, mi dicono anche con 100 frecce dove andare. Penso proprio... Deve metterla qui. Ok. Qui c'è un vomitino. C'è un vomitino arcobaleno. Ok, l'ho calpestato. Non volevo calpestarlo. Dobbiamo oltrepassare questa striscia, queste strisce di dentifricio. Saltare con la carrozzina è ancora più difficile. Ma noi ce la facciamo. No, queste sono cose che si comprano, noi non ci abbiamo soldi. Cosa c'ha? A lui gli hanno fatto l'anestesia. No! A lui gli hanno fatto l'anestesia giusta, vedete? C'ha la bavetta alla bocca arcobaleno. Invece a me me l'hanno fatta le gambe. No! Questo fa male? No, questo non fa male. Ci sono le dentiere dei vecchietti che stanno fuori dallo studio dentistico a guardare il cantiere che si costruisce in bocca, perché sono dei coni. Qua si può passare? No, dobbiamo per forza fare... No, ma questo è sangue. È sangue o il liquido che tipo rinfresca le dentiere? Non lo so, una volta mia nonna, ho visto lei che si toglieva... Ok, spero, pensavo di cadere. Ho visto mia nonna si toglieva la dentiera, la metteva dentro il bicchierino, che schifo. Bleh. Tipo un bambino in salamoia, come l'occhino in salamoia, dentro... Ma non devo andare sopra queste? No! Prima dovevo andare sulle dentiere, adesso le dentiere hanno i denti affilati e non bisogna più andarci. Dove devo andare? No, sto tornando indietro. Allora, bisogna andare qua, sul parquet, sul pavimento di legno. Sotto c'è un mare di dentifricio schifoso con le dentiere. Di qui si va da qualche parte? No. E di qua? Oh, c'è un caricamento. È diventato tutto nero. Anestesia, un'altra anestesia. Ah, ho perso l'uso di un'altra gamba. Spazzolini, perché... No, lo spazzolino non può essere... Perché lo spazzolino fa male? Lo spazzolino fa bene. Non si dovrebbe usare. No, scusa, non dovrei... Usate le dita. Incastratevi dentro i microfoni. Oh, no. Forse lo spazzolino elettrico fa bene, questo no, non lo so. Qui, checkpoint. E adesso? Non le compro le tue cose. Poi tu lo compri perché, guarda, c'è la catena d'oro, c'è la bandana tutta d'oro, c'hai i vestiti di diamanti. Ci credo, guarda come sono messo io. Guardami, secondo te io mi posso permettere di spendere i soldi? E questa è acqua. No, è caduta l'acqua per pulire tutti gli strumenti dentistici. Dentistitici. Sono i denti che non fanno la cacca. Ora bisogna scegliere, ma io seguirò loro. Allora, uno di questi tre spazzolini non è giusto. Vi faccio solo vedere. Volevo solamente far vedere, però vabbè, mi ha ucciso il gioco come dire: ehi, tu non puoi far vedere che si fanno le cose giuste, devi far vedere che si fa le cose sbagliare. No, è il contrario. Vabbè, comunque, questi spazzolini sappiamo che sono assassini. Solo... Oh. Ah, di qua. Oh, solo uno di questi tre spazzolini funzionava. Il resto no. Questa è una strada a te. Quanto è grande questo studio dentistico? C'è proprio un sacco di gente. Siamo arrivati. No. Se quel coltello lì non. No. Ma posso prendere il coltello? No. Cosa serve un coltello? Cioè, ci credo che è cattivo sto dentista. Se opera così. Qua? Questo è un bottone. Non è un bottone. Se mi siedo qui. Dobbiamo superare i laser. Come faccio a superare i laser? Col bottone qui. Come si preme? Oh, l'ho premuto. Abbiamo aperto, vedi? Tolti i laser. Forse loro non avevano capito, mi hanno seguito adesso. Perfetto. Checkpoint. E ora? Ma perché dovrebbe essere difficile questo? Devo solo schivare le dentiere. Era facile, no? Solo una di queste porte ci porterà via. Ma penso sia... Vediamo, questa qui no.
Questa qui? No. Questa qui? Forse, forse questa? No. E allora è l'ultima, è quella in fondo al corridoio. Wow! Sedia a rotelle. Wow! Non rimpiangerò mai quando ho acquistato questa sedia a rotelle, è bellissima. Forse bisogna andare qua. Ma veramente bisogna andare lì? Guarda, non l'ha coperto ancora nessuno. Guarda lei che prova a saltare, guarda. Oh, oh, oh. Che stupidire. Io l'ho trovato per fortuna così. Ok, meno male, adesso andiamo nel condotto di ventilazione e abbiamo superato. Guarda, lui è qui. È il dentista cattivo, non dobbiamo parlare ad alta voce, capito? Questo è il dentista cattivo che controlla tutte le trappole di questa zona per non farci scappare. Lui tiene tutti i bambini. Cosa devo mettere qui dentro? Cosa devo fare? Ah, ecco, non svegliare il dentista. Trova una scatola da mettere qua. Devo mettere una scatola. Dov'è la scatola? Non c'è nessuno qui dentro. Dov'è la scatola? Ah, è qui, 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 qui. Dobbiamo prendere una scatola. Questa, 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 questa che è luminosa. È tutta, 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 tutta è dorata. Prendiamo la scatola. Shh, ok? Vai, vai, vai. Messo la scatola. E adesso? Abbiamo aggiustato il pavimento. Woohoo! Ok, abbiamo aggiustato il pavimento. Adesso possiamo anche urlare, perché tanto lui non può più attivare le trappole. Ormai abbiamo aggiustato con la scatola. Mettendo la scatola dentro un buco si aggiustano le cose. Quindi se voi a casa non sapete come fare le cose... Ah, ok. Se voi a casa non sapete come fare le cose, non ti compro niente. Non sapete come fare le cose, semplicemente mettete le scatole dentro i buchi. Se non avete le scatole, siete dei maschietti, mettete qualcos'altro dentro i buchi. Si aggiusterà sicuramente. Qui è chiuso e qui è chiuso. E ovviamente dobbiamo... fammi entrare dentro i condotti di ventilazione con la mia sedia a carrozzelle. No, come si dice? Carrozzina rotelle. Ah! Adesso le porte, se sbagli, uccide. Ah, infatti sta dicendo, solo una di queste porte conduce nella strada giusta, che è questa. L'ho indovinata, se no sarei morto altre 5 volte. E adesso dobbiamo ora schivare, che è un po' difficile con una sedia a rotelle, eh. Bella, ok, ce l'ho fatta. Dobbiamo schivare tutte quelle cosine lì. Oh, oh, e quello? No, cosa gli stanno facendo? Ma no, hai tutti i denti gialli. Lavatevi i denti, mi raccomando, ragazzi, eh. Non con gli spazzolini normali, ma con gli spazzolini quelli elettrici, perché sennò morite. Qui? Non si può passare. No, è finito tutto. Abbiamo finito tutto. È finito. No, sono stata sgranocchiata dal quello con coso con i denti gialli. Non è finita. Non è finita. Sono dentro i denti gialli. Che schifo. Allora, sembra che siano stati mangiati. Dobbiamo trovare via prima di essere digeriti. E queste cosa sono? Cicche che non ha digerito. Ha mangiato le caramelle. Ci credo che ti sono venuti i denti gialli. Questi? Cosa sono? Le corde vocali! Attenzione, starà urlando di dolore. Quindi dobbiamo stare attenti alle corde vocali gritate. Che schifo, questo mangia solo frutta e verdura. Che schifo. Sapete che a me fa schifo? Cioè, non direi schifo di niente, neanche della cacca. Ma la frutta e verdura proprio mi fa schifo. Cioè, è proprio una cosa che non so poi. È proprio... Bleh! Dobbiamo salire sulla spina dorsale, ma tutto il corpo... Non guardate sotto. Io non ho le gambe, sono sulla carrozzina. Non ho soldi. Grazie. No, 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 io dentro lì non ci entro. Ho già capito dove stiamo andando. No, dentro lì non ci entro. Che schifo. No, siamo dentro. Oh, avete capito? Oh, guardate quei cosi. Che schifo. Ah, aspetta, ma veloce, sto slittando. Aspetta. Uff, no, è merda, cacca. Ah, ok. E questo buco nero penso sia proprio... Ok, abbiamo fatto, finito. Vi prego, fatemi uscire da questo bellissimo, guardate. E lui che ci ha detto non scapperai mai. Mua, hua, hua, hua. E invece sono scappati. Ti è to, direttamente nel cesto della monnezza. Cic-cing. Se vi è piaciuto questo escape di Roblox, cliccate su uno di questi due video davanti, che saranno molto belli e vi piaceranno se vi è piaciuto fino a... cioè questo, e siete arrivati fino in fondo. Ciao belli! Se mi volete vedere di nuovo le gambe, così che non sono più sulla carrozzina, lasciate 5.000 mi piace e io magicamente mi rialzerò in piedi, come questa spazzatura che si muove da sola. Forse dentro c'è un topino.